Sono scappato per prendere il treno che è in ritardo di 45 minuti. Ma la ragazza che suonava il basso era carina? Sì, era bellissima. Torna lì e presentati. No. E se fosse il tuo destino? Signora, è stato un weekend un po' lungo e io domani mi trasferisco a Chicago. Non ho il tempo di parlare del destino. E va bene. Sì? E se ora l'universo ti mandasse un segno inequivocabile che quella ragazza è la donna del tuo destino, beh, le parleresti? Certo, insomma, credo che potrei provarci. Ok. Quando arriva questo treno? Posso farti un'ultima domanda? Dica. Ma la ragazza che suona il basso è quella laggiù? Sì, sì, è lei, lo sapevo. È così emozionante. Su, va a parlare. Vuole darsi una calmata, dannazione. Forza, perché sei ancora qui seduto? Perché domani mi trasferisco a Chicago, se l'è forse dimenticato. E tra meno di 24 ore la mia vita sarà completamente cambiata. È così strano, adesso che Ted non c'è più. C'è una vibrazione diversa. Si sente la sua mancanza. Ehi, mi stai prendendo in giro? Oh, ciao. Cosa ci fai a New York? Non avresti dovuto essere a Chicago? No. Oh, sì, non ci vado più. Cosa? Non vado più a Chicago. Perché? Per una ragazza. Ted, sei un figlio di quello. Ma che problema hai? Come hai potuto farci passare tutto questo? Quell'addio è stato emotivamente devastante. Un fiorellino di mia conoscenza non ha fatto che piangere tutta notte. Già, e anch'io stavo piuttosto male. E ora non te ne vai più solo per una ragazza. Insomma, possiamo sapere chi è questa donna? La bassista del matrimonio. Davvero? Ma è una cosa meravigliosa. Sei un pico. Sì, è lei. Ted, cosa fai? La chiamo. No, non farlo. Non puoi chiamarla il giorno dopo, rovinerai ogni cosa. Eh? 3 giorni. Devi aspettare 3 giorni, Ted. Ehi, hey, sono Ted. Ciao, come stai? Ti va di uscire a cena stasera? Perfetto. Intendevo con me, chiaro. Va bene? Sei forte. Fa sempre così. Prima l'incontra, poi le dice che gli piace da impazzire. La storia diventa importante in un attimo e alla fine rovina tutto. Non lo sopporto. Si è innamorato talmente tante di quelle volte. Sì, davvero? Non in questo modo. Questa è diversa. Forza, ragazzo, va a parlarle. Oh, è stato tutto merito mio. Canterò io al vostro matrimonio. Farete una cerimonia in grande stile, cosa? Vero? No, stia calma, signora, dannazione. E poi una cerimonia sfarzosa è roba per ragazzini, non per chi ha superato i 30. Se per caso mi dovessi sposare, farò le cose molto semplici.